Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi il secondo capitolo del nostro mini corso per videomaker. Oggi parliamo di inquadrature. Una delle prime decisioni che vanno prese quando giriamo un video è dove porre la camera, cosa inquadrare e cosa invece lasciare al di fuori dell'inquadratura e soprattutto da che punto riprendere ciò che inquadriamo. Possiamo infatti optare per un punto di vista oggettivo, più distaccato, come se osservassimo la scena da spettatori esterni. Oppure possiamo scegliere un punto di vista più soggettivo, immersivo e personale. Un classico esempio di questa tipologia di punto di vista è il film del 1947 Una donna nel lago, girato completamente in soggettiva, dal punto di vista del protagonista. Per cui abbiamo un punto di vista oggettivo più distaccato e un punto di vista soggettivo. Tra questi due punti di vista, oggettivo e soggettivo, ce n'è uno intermedio, col quale si arriva al punto di vista più soggettivo possibile prima che l'altro attore guardi direttamente in camera. L'attore che guarda in camera rappresenta la cosiddetta rottura della quarta parete, si rompe l'illusione che ci troviamo in un film. Ecco, nel film Una donna nel lago, tutti gli attori protagonisti guardano direttamente in camera, perché quello che osserviamo noi è il punto di vista del protagonista. Ma torniamo al punto di vista intermedio tra oggettivo e soggettivo. Questo tipo di inquadratura è anche chiamata inquadratura punto di vista. La camera riprende il punto di vista dell'attore e più si avvicina alla sua prospettiva, più l'inquadratura diventa soggettiva, ma si ferma sempre appena prima che l'attore guardi in camera. Ma arriviamo adesso alle inquadrature. Possiamo dividere le inquadrature in due principali sezioni, i campi e i piani. I campi fanno più riferimento, diciamo, allo spazio, all'ambiente, mentre invece nei piani ciò che domina è l'elemento umano. Si può fare anche un'ulteriore distinzione, possiamo parlare di inquadrature larghe, che ci danno informazioni sulla geografia del luogo e sull'ambiente, inquadrature medie, che ci forniscono ulteriori informazioni, e inquadrature strette, che ci comunicano emozioni. Partendo dalle inquadrature larghe abbiamo il campo lunghissimo, un'inquadratura molto larga dove ciò che domina è l'ambiente e dove non sono presenti le figure umane o se ci sono non sono distinguibili. Il campo lunghissimo spesso è utilizzato come inquadratura d'apertura o di ambientazione per farci capire all'inizio di una scena dove ci troviamo. Dopo il campo lunghissimo ecco il campo lungo. In questo tipo di inquadratura riusciamo a distinguere le figure umane anche se a dominare è ancora l'ambiente. Campo medio. Nel campo medio cominciamo a distinguere le figure umane. Riusciamo a capire sia come sono vestite sia l'azione che stanno svolgendo. Simile al campo medio è il totale, un'inquadratura leggermente più stretta del campo medio che si concentra ancora di più sulla figura umana. Si passa poi alla figura intera e l'inquadratura della figura umana dalla testa ai piedi. Passando poi invece alle inquadrature medie, tra di esse troviamo il piano americano, che è un tipo di inquadratura nata con i film western, nei quali bisognava inquadrare i cowboy con i pistoleri dalla testa fino alle fondine delle pistole. Subito dopo abbiamo il piano medio o mezzo busto, è l'inquadratura della figura umana più o meno dalla vita in su. L'ambiente comincia a perdere importanza in favore della figura umana e delle sue emozioni. E col piano americano o col piano medio è spesso realizzata la stretta a due, inquadratura che contiene due personaggi e se questi due personaggi si guardano l'un l'altro, allora si parla di 50-50. E arriviamo adesso alle inquadrature strette, partendo naturalmente dal primo piano, che è più o meno l'inquadratura dell'attore dalle spalle in su. Possiamo avere anche un primissimo piano quando ci concentriamo solamente sul volto dell'attore e sulle sue emozioni, ma possiamo andare ancora più vicini con il primissimo piano estremo, in inglese chiamato anche The Italian Shot, inquadratura che è nata grazie a registi come Sergio Leone e alle sue inquadrature strettissime sui volti dei personaggi nei suoi spaghetti western. Si può parlare di primissimo piano estremo o di particolare, quando viene inquadrata una parte del corpo. Quando invece si inquadra un oggetto, allora attenzione, non si parla di particolare ma di dettaglio. E nel campo delle inquadrature strette, soprattutto nei dialoghi, si può avere il singolo libero o con quinta. Praticamente quando vediamo la scena di un dialogo, se l'attore che sta parlando ha un'inquadratura pulita, allora si parla di singolo libero. Il singolo con quinta invece è un'inquadratura che introduce un pezzo dell'attore
alle spalle del quale stiamo riprendendo. Ma qui entriamo più nell'ambito della realizzazione di scene, dialoghi, campi, controcampi, coverage, master, e sono cose che tratteremo più avanti. Bene ragazzi, questa era una rapidissima infarinatura sulle varie tipologie di inquadrature che possiamo utilizzare. Io spero di essere stato chiaro. Se avete dubbi o domande, scrivetemele qua sotto nei commenti. A me non resta altro che ringraziarvi della visione, ragazzi, e vi do appuntamento ai prossimi capitoli di questo mini corso per videomaker. Grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!